La fresatrice portatile rappresenta sicuramente l'utensile più indicato per la realizzazione di mortase, soprattutto nel caso di mortasi cieche. Con l'utilizzo di un'apposita dima autocostruita, questo tipo di operazione diventa ancora più semplice. Vediamo insieme come. La dima è realizzata in maniera relativamente semplice, presenta un pieno superiore di scorrimento per la fresatrice, due morsetti speciali a rapido bloccaggio, una scanalatura posta nella parte posteriore della dima che accoglie la guida laterale della fresatrice. A questa naturalmente avremo applicato un listello maggiorato. Ora vedremo come realizzare una mortasa di circa 8 mm in questo pezzo di faggio. La dima per mortasare viene bloccata attraverso l'utilizzo di due morsetti direttamente al banco. Il pezzo va fissato con i morsetti rapidi in maniera che sia perfettamente a livello della superficie di scorrimento della fresatrice. Le frese più indicate per questo tipo di lavoro sono quelle a taglienti elicoidali, come questa, oppure quelle a taglienti tradizionali dritti, ma che presentano affilatura e taglienti in testa. Questo consente alla fresa di affondare in maniera relativamente agevole nel legno. Una volta posizionato il pezzo con i due morsetti e la fresatrice con la guida laterale libera di scorrere nella scanalatura posteriore, dobbiamo posizionare la fresa. Questo viene di norma fatto ad occhio. Vediamo come. Cominciamo a posizionare la fresa lateralmente. Affidiamoci alla tracciatura che abbiamo eseguito. Una volta trovato il posizionamento laterale, provvediamo a bloccare la fresatrice nella posizione stabilita. I due arresti laterali, questo e questo, consentono di bloccare il movimento della fresatrice in modo tale da poter realizzare la mortasa sempre nello stesso modo. Questo torna particolarmente utile quando dobbiamo eseguire più mortase in serie su pezzi tutti simili. Siamo pronti per forare. Cominciamo da un'estremità della mortasa. Spostiamoci all'altra estremità. Adesso non resta che completare la mortasa attraverso delle passate graduali. In pochi secondi la vostra mortasa sarà realizzata. Utilizzate all'inizio un pezzo di scarto, con un calibro misurate l'ampiezza delle due spalle. Se questa coincide, la mortasa è centrata.